Sergio Bonelli è il più grande editore italiano di fumetti, della fantasia disegnata, quella che tutti quanti evochiamo, che ci fa sognare. 50 anni fa suo papà ha inventato Tex Willer, che è senz'altro il personaggio più famoso del fumetto italiano. Cosa vuol dire 50 anni in mezzo ai fumetti? Beh, 50 anni detto così brutalmente vuol dire intanto che io ne ho molti di più e la cosa non è che mi faccia poi così tanto piacere. Quindi per certo è un momento di riflessione e importante e che ti fa pensare però fortunatamente di avere passato tutto questo tempo in un mondo che ti è molto caro, di un mondo che ti è vicino, un mondo che tu hai scelto con consapevolezza e che è stato molto difficile, se vogliamo, inizialmente, ma che piano piano ti ha dato delle grandi soddisfazioni. Oggi nella sua casa editrice, a proposito di professionisti, lavorano molti disegnatori, sceneggiatori, pubblicate più collane di fumetti, sì. E possiamo dire che ogni mese dalla vostra casa editrice, se non sbaglio, escono 1,5 milioni di copie per gli albi, no? Su tutte le collane, sì. E quindi il lavoro per i professionisti, per i disegnatori, per, sì, gli sceneggiatori. Sì. Cosa vuol dire oggi fare fumetti? E intanto è una grandissima responsabilità, perché i collaboratori di oggi, per loro fortuna e per mille motivi che ci risparmiamo, lavorano molto meno di quelli di una volta e producono molto meno, quindi io per avere lo stesso numero di pagine oggi io devo ricorrere a un numero molto superiore proprio di illustratori o di sceneggiatori, e quindi vuol dire che io, diciamo, sono responsabile di fornire lavoro tutti i mesi a 200 e passa persone, responsabilità che, diciamo la verità, pesa molto ormai su di me. Qualche anno fa, quando eravamo in meno, il mio lavoro assomigliava di più a un gioco. Oggi lo sento invece proprio molto di più, proprio come un lavoro. Il momento anche bello di questi 50 anni di cui lei mi ha chiesto è l'incontro con dei talenti sicuri che uno si trova di fronte e quindi è emozionato come un presidente di una squadra di calcio che ha la possibilità di avere nella sua squadra Maradona, diciamo. È una soddisfazione più grande di così, quando io ho potuto avvicinare i talenti argentini, i talenti americani, i talenti spagnoli, dopo anni, diciamo, di penuria, perché non avevo i soldi per avvicinarli, e quella è stata una grande soddisfazione della mia vita, così come era ed è una grande soddisfazione il momento in cui un ragazzo che mi ha mandato un foglio con 4 schizzi diventa un professionista perché io l'ho incoraggiato. Quindi ecco altri momenti di emozione, per esempio, in questo lavoro. Lei ha detto lavoro come gioco, perlomeno agli inizi. Sì, sì. Ma cosa vuol dire essere un fumettaro? Mi scusi la parola, ma si definisce fumettista o fumettaro? So che a lei piace più fumettaro. Ma a me piace molto fumettaro perché è una piccola rivincita che io prendo nei confronti di un'espressione che è sempre stata usata in termine spregiativo. È inutile negare che per tanti anni io da ragazzino e non più ragazzino e tutti quelli che hanno lavorato in questo mestiere hanno spesso sofferto dell'atteggiamento negativo che sentivano intorno a loro. Quindi il termine fumettaro rappresentava così, in un certo momento, veramente il pregiudizio che un lato dell'opinione pubblica, gli educatori, diciamo, persino la stampa, aveva nei nostri confronti. Un atteggiamento negativo, come se noi producessimo dei prodotti stupidi per dei lettori stupidi. Per fortuna da molti anni le cose sono cambiate, l'atteggiamento della stampa, dell'opinione pubblica è migliorato, è cambiato, non parte più da questo presupposto, cioè ci riconosce la possibilità di essere un mezzo di comunicazione usato bene
o male, quindi di poter fare delle cose buone, delle cose cattive, come possono fare quelli che scrivono un libro, quelli che scrivono una canzone, quelli che fanno un filmettino o un filmone o un film importante. Quindi è molto cambiato l'atteggiamento e quindi oggi essere un fumettaro per me, ma lo era anche prima, io non ho mai, ci soffrivo, ma ero anche nello stesso tempo anche provocatoriamente orgoglioso perché avevo la sensazione di fare un buon lavoro. Suo papà, Giovanni Luigi Bonelli, sì, è stato un grande protagonista del fumetto italiano come, sì, sceneggiatore. Sì. Poi sua mamma, Tea Bonelli, è definita, sì, la signora del fumetto in quanto prima editrice. Sì. Possiamo parlare quindi nel suo caso di quasi una vocazione familiare come fumettaro? Beh, io sì, lo dico felicemente. In realtà io non ho mai avuto grandi alternative perché fin da ragazzino vedevo bazzicare per strada i più famosi talenti del tempo che lavoravano non per una nostra casa editrice che non esisteva ancora, ma lavoravano insieme a mio padre che a sua volta era dipendente di altre case editrici, cioè, quindi tutta una parabola che ho vissuto da bambino e quindi io crescevo insieme proprio al crescere del fumetto italiano. Quindi direi che il momento in cui ho dovuto scegliere cosa fare della mia vita, dopo un periodo che è durato pochissimo, di 2 o 3 anni, per cui ho sprecato del tempo sbagliando a frequentare l'università sbagliata, ho capito che in realtà quello che mi sarebbe piaciuto fare era proprio questo, cioè inserirmi nel mondo dei fumetti e cercare proprio di offrire a me, che ero un lettore appassionato, una produzione che io quasi facevo persino per me stesso. E lì c'è stato il momento magico, cioè l'identificazione del mio gusto di lettore con il gusto dei lettori esterni, per cui tutta la mia produzione aveva il privilegio di incontrare il favore dei lettori che assomigliavano molto a me, che avevano quasi la mia età, che mi assomigliavano per vocazione, per radici culturali che erano legate al cinema di quel momento, alla letteratura avventurosa di Zengrei, di Salgari di quel momento, di Conrad. Quindi c'è stato un momento magico che mi ha aiutato e in cui io mi sono identificato proprio con il lettore, ed è lì che la casa editrice, che era fatta di 3 persone, io, mia madre, una segretaria, mio padre fuori che scriveva, e lì ha fatto i primi passi, gestiti in maniera, diciamo, super artigianale da mia madre, che era una specie di massaia prestata all'industria del fumetto, ecco. Ha parlato di momento magico e di un'infanzia insieme ai grandi disegnatori, sì, che poi erano gli ispiratori della fantasia, sì, lo sono ancora, ecco. Com'è stata la sua infanzia in questa famiglia, possiamo definirla un po' strana? Beh, direi molto divertente, perché in un mondo tutto sommato fatto di cose che non esistevano, totalmente fantastico e quindi alimentata da cose altrettanto fantastiche. Se mia madre era una donna coi piedi ben posati per terra e faceva i conti con una matita come se facesse i conti di casa per la casa editrice, in realtà tutte le altre persone, cominciando da mio padre, vivevano in un mondo fantastico che non esisteva. Mio padre viveva in un mondo della fantasia, era un uomo totalmente privo di senso pratico e che aveva sempre la mente rivolta ai mondi dell'avventura africana, all'West di John Ford, che si comportava lui stesso come se fosse un personaggio di Jack London, quindi metà pugile, metà scrittore, metà poeta, metà marinaio, e quindi anche le persone
che frequentavano la casa erano spesso dei bohemien, perché erano a loro volta degli illustratori un po' sradicati che abitavano magari in pensioni a casa di qualcuno, spesso non avevano la famiglia, avevano scelto di disegnare proprio per poter godere di questo senso di libertà che ti dà questo lavoro, cioè tu lavori quando ti pare e non in base a degli orari. Quindi io ero circondato da tutte persone abbastanza irresponsabili, se vogliamo, e però divertenti, perché il discorso comune era sempre legato a delle cose fantasiose, al film ultimo di Gary Cooper, a quell'altro fumetto che era uscito da Nerbini, tutto bello colorato. Quindi i discorsi erano poi sempre quelli di un mondo che non corrispondeva mai al mondo reale che era fuori dalla finestra, ecco. E in quest'ambito che tipo di educazione ha ricevuto? Beh, un'educazione totalmente libera, perché evidentemente presi da problemi quotidiani, perché sai, insisto a dire, la casa editrice era fatta di due persone in due locali che servivano anche da casa, come no? E quindi in realtà i miei genitori non avevano molto tempo di occuparsi dei miei problemi scolastici, che quelli me li sono sempre quindi gestito io da solo, nel bene e nel male, nel bene quando ero promosso, nel male quando venivo bocciato, ma non succedevano mai le grandi tragedie, proprio perché nel frattempo io anche cominciavo a occuparmi un pochino del lavoro interno, e perché i miei genitori per fortuna non erano, diciamo, no, ansiosi per una carriera che io avrei dovuto fare. Forse a loro volta avevano già capito che io mi stavo orientando, e anche bene, diciamo, verso quel tipo di lavoro. E quindi, sai, l'educazione era l'educazione di una famiglia con pochi soldi, per cui quando andavamo al cinema era una grande festa, e quando andavamo a fare weekend a Legnano, a 20 km da qui prendendo il treno, già era una festa. Poi c'è stato un momento che da direttore è diventato sceneggiatore, quindi autore di fumetti. Sì, lì è stato un momento di casualità, una parte giocosa, diciamo, perché io volevo veramente capire quanto fosse difficile scriverli. Cioè io mi rendevo conto che non era così facile incontrare degli sceneggiatori, soprattutto. Per quanto riguardava i disegnatori, mi era facile capire il talento probabile, e ovviamente il talento già esistente. È molto più difficile nel nostro lavoro capire le capacità e le possibilità di uno sceneggiatore, di un soggettista. E persino, scusate la volgarità, quanto possa essere pagato, quanto valga il lavoro di un soggettista, quanto sia più faticoso, più difficile fare o il soggettista o il disegnatore. E allora lì ho voluto provare proprio sulla mia pelle per vedere se io stesso ero in grado di scrivere dei soggetti. Non è stato facile, ho piantato lì almeno due o tre volte, io sono anche un uomo un po' pigro, perché in realtà non, il lavoro del soggettista richiede una concentrazione totale. Devi avere il tempo di leggere, di seguire un po' tutto, ovviamente di sapere cosa succede al cinema, al teatro. Non è un lavoro facile. E io poi ero un critico severissimo con me stesso. Almeno tre volte mi è parso di essere totalmente incapace, e tre volte ho piantato lì chiedendo aiuto persino a mio padre che finisse lui quello che io avevo cominciato. Poi misteriosamente mi sono arrivato dal pubblico dei segnali molto importanti, cioè delle storie che scrivevo io andavano benissimo in edicola, e allora lì non ho più avuto il coraggio di dire non le scrivo più, perché diciamo un responso così incoraggiante mi ha proprio indotto a continuare, ma poi ho anche smesso, perché in fondo io lavoravo di sera alla domenica, e per un certo periodo mi è stato facile, quando ho tirato fuori tutte quelle cose che piacevano a me, tutte quelle storie
che io mi ero inventato andando al cinema, andando alla cineteca, leggendo libri avventurosi, io leggendo i fumetti altrui, però anche questo va detto. Sai, spesso il fumetto è anche un soggetto, è fatto anche una specie di alchimia, è fatto un po' con le cose che tu hai dentro, con le letture, con le cose che hai visto. E quindi qui è nato Zagor a questo punto? E quindi giocando è nato Zagor, proprio perché il momento in cui Ferri, il disegnatore, si è offerto a me e io l'ho ritenuto un bravo disegnatore, non avevo a disposizione, perché la casa editrice era ancora piccola, eravamo poche persone, non avevo a disposizione uno sceneggiatore libero che scrivesse una storia per questo nuovo disegnatore sconosciuto in Italia, ma che secondo me aveva le capacità per diventare un disegnatore di successo popolare. Quindi dopo Zagor, che è stato il suo primo personaggio, abbiamo poi avuto il personaggio nel quale forse ha messo un po' più di Sergio Bonelli dentro, che è Mister No. Sì, quello è già venuto un po' più tardi, è prodotto in fondo un po' più sofisticato, perché lì ho voluto metterci... In Zagor mettevo, diciamo, quelle che erano le mie ambizioni di divertimento, cioè ho messo tutte le cose che mi piacevano a me come lettore e spettatore. Ad esempio? Tutti i vari mostri della Hammer, quindi Frankenstein, Dracula, i mostri della Laguna Nera, quelle avventure con personaggi curiosi e soprattutto con una base ironica. Io, lo diceva mio padre, sono sempre più portato al mondo dell'ironia e forse dell'umorismo che a quello tragico, per esempio, non so, di Tex, se vogliamo. E invece in Mister No mi sono permesso di mettere qualcosa che io avevo messo assieme con i miei primi viaggi, con le mie esperienze sudamericane, con le mie letture. E allora lì ho voluto proporre una lettura che stimolasse letture più impegnative ad un pubblico che era interessato a conoscere un mondo, quello sudamericano, di cui quando uscì Mister No nessuno in fondo sapeva niente, perché tutti i fumetti parlavano di West, tutti i film parlavano, se vogliamo, di West, e del mondo sudamericano si sapeva abbastanza poco. Il pericolo era, infatti ho esitato prima di stamparlo, il pericolo era che si trattasse di storie un po' più pesanti, un po' più impegnative, perché mostravano un mondo più realistico di quello del mondo di Tex, di Zagor o di altri fumetti. Ecco, io volevo, se parlavo della situazione degli indios amazzonici, io volevo stimolare l'interesse del lettore verso la realtà di un problema che poi è diventato importantissimo quando è scoppiato il momento dell'interesse per l'ecologia, il momento magico dell'Amazzonia, che già adesso è passato, però che c'è stato. L'Amazzonia degli anni 50 era ancora un mondo tosto, un mondo difficile, un mondo dove per avventurarci sì, bisognava essere coraggiosi. Non io, infatti io sono andato nel 70, io già quando c'erano un po' più di medicine, un po' più di motori per fare andare le canoe, dove gli indios avevano meno frecce, però io ho ambientato non a caso nell'Amazzonia degli anni 50. Insomma. Questo suo, diciamo così, alter ego di carta, no? Mister sì. No, è un personaggio che vive negli anni 50, però ha molte caratteristiche particolari, nel senso che è un antimilitarista, è un non violento, si batte con gli indios. Quanto di lei c'è dentro? Beh, direi abbastanza, perché c'è senz'altro l'amore per la natura, il rispetto per gli altri, per le minoranze, e c'è anche questa, diciamo, questa volontà di vivere tranquillo e di stare insieme al resto del mondo, e però c'è questa, diciamo,
mia volontà di reagire di fronte a certe ingiustizie plateali, per cui pur questo personaggio, che è molto più coraggioso ed eroico di me, anche perché beato lui c'ha il fisico oltretutto, e quindi è partito proprio con un atteggiamento pacifistico dell'antieroe, perché io pensavo che a quell'epoca non ci fosse più bisogno di grandi eroi. Ecco. Difatti si dice che i due Bonelli, sceneggiatori nel senso di scrittori di fumetti, si differenziano in quanto Bonelli papà è bianco o nero nella sua scrittura, mentre Bonelli figlio, cioè lei, è molto più grigio, ci sono molte più sfumature. Beh sì, io mostro un mondo un po' meno, diciamo, manicheo, se vogliamo, dove c'è spazio un po' per tutte le dimensioni, non c'è soltanto il buono e il cattivo che viene poi subito già individuato persino graficamente, perché il cattivo c'ha persino la faccia brutta, ecco. Io giocavo più su differenze anche psicologiche, giustificate persino dalla situazione sociale, dalla situazione ambientale, insomma. Mi piaceva mettere a frutto un po' di più le mie esperienze personali, ma anche le mie letture, insomma. Però sotto sotto, intimamente, ecco, lei si sente gratificato dal fatto di provocare dei sogni alla gente che legge i suoi fumetti? Questo moltissimo. Infatti, devo dire, i primi tempi ero persino sorpreso. Io venivo avvicinato, ma anche l'altro giorno, in fondo, a Reggio Emilia, sono andato a parlare in un incontro alla buona con poche persone, però ci sono dei ragazzi che mi avvicinano e mi dicono: grazie Sergio, perché mi hai offerto dei momenti di sogno, mi hai aiutato a superare certi momenti negativi della mia vita con questo tuo mondo della fantasia. E altri mi dicono: mi hai preparato a certe altre letture. E quando uno mi dice una cosa del genere, rimango prima un po' stupito, perché io in fondo, specialmente quando scrivo io, scrivevo sempre come se fosse per me, senza pensare agli altri. E però quando uno mi dice una cosa del genere, in effetti mi emoziona molto, e capisco che mi sono assunto persino delle responsabilità, come ce le assumiamo tutti i mesi, quando noi trasmettiamo un racconto, in effetti ci prendiamo anche delle responsabilità, perché trasmettiamo delle idee. Ecco, questo è uno dei lati importanti del nostro lavoro, ed è uno dei lati più angoscianti, perché tu ti poni veramente anche la domanda: io sto trasmettendo questo tipo di messaggio, sarà giusto? Corrisponde a quello che penso io, ma io sarò nel giusto quando do questo messaggio? Ecco, questo è un lato molto angosciante del nostro mestiere, ed è quello che dà origine spesso anche a qualche inconveniente, quando si viene poi mal giudicati perché quello psicologo, quell'individuo ti rimprovera per aver messo in bocca al tuo personaggio una frase, oppure avergli fatto commettere quell'azione. Lei come editore e anche come direttore delle sue collane è molto presente agli incontri con i lettori, ai dibattiti, e riceve moltissima posta, da quanto sì, mi risulta. Sì, mi è piaciuto sempre molto, sì. Questo rapporto cosa le dà? Beh, mi dà moltissimo, perché intanto mi dà fiducia quando ne ho bisogno, perché spesso durante, non so, una manifestazione in cui incontro dei ragazzi che mi trattano come uno di loro, che mi danno del tu, mi danno delle pacche sulle spalle, e specialmente qualche anno fa, adesso i capelli bianchi già mi pongono qualche problema in più, ma una volta mi facevano capire che io ero ancora in contatto diretto con loro e che quindi potevo prendermi il rischio di proporre una nuova serie, che capivo ancora le cose che piacevano e che interessavano a loro, e che quindi ero, sì, anzianotto, ma dentro avevo mantenuto
E diciamo quella cosa che è importantissima per un editore di fumetti, e cioè è quella, diciamo, atteggiamento giovanile che ti fa continuare a essere sognatore in mezzo ai gravi problemi che invece la vita pone a uno dopo che comincia a avere più di 40 anni, se vogliamo essere, problemi di tutti i giorni. E allora però guai se i problemi di tutti i giorni si sovrappongono a te sognatore che devi raccontare l'avventura e la fantasia. Questo è stato un po' difficile. Di questo. Questo è adesso l'ultimo. Dobbiamo riprendere delle cose di libri. Sì, ma adesso ci lascio 5 minuti. Tu vuoi riprendere mentre uno smonta? Sì, va bene. Bisogna dire che le preparano di là. Vediamo chi è rimasto in giro. Senta, Bonelli. Sì.